Radio, tradizione e tradimento. Carabinieri lo sapevano, avevo del coraggio e una gran pratica, avevo un'abilità. Io mi sentivo proprio di salvare quella persona e mi buttavo e non ho mai voluto un soldo. Io quando nasceva un bambino lo baciavo, poi lo lavavo con l'acqua calda, gli mettevo la camicetta e lo fausavo e poi lo mettevo nella culla. Poi sistemavo la mamma, tranquilla, che fosse anche lei a posto. Ah, non andavo mica via senza che la donna fosse a posto. Tante avevano l'emorragia. Io sapevo a metterle a posto, sapevo tamponare con un po' di cotone, sapevo... Insomma, io mi sbrogliavo tanto bene. E non ho nessun regret di aver fatto quel mestiere lì. E quello lì non è mica un mestiere, è un'opera. Un'opera a favore di un paese. C'erano anche i parti difficili. Una volta c'era una donna piccola, minuta, che ha tribolato e ci trasportava lei e veniva nella prima parte. Non veniva l'acqua. Allora aveva i dolori e non riusciva a partorire. L'ha poi sciupato tutta insieme. Erano fastidi. Un'altra masna. Era venuta con il culo così e si vedeva niente ad arrivare. Cosa farci? Non era mica più il momento di andare a cercare il dottore o la levatrice. Ho aiutato un po' la madre, spingevo sui reni e la bambina è uscita. È già sposata questa bambina. E il primo parto gemellare non ne avevo mai visti. La donna aveva i dolori forti. Prima si è presentato un piede e una mano. Io allora non ero ancora tanto pratica, allora ho detto: io non me la sento de travaille, andate a chiamare il medico. Il medico è venuto, ha preso con i ferri il bambino, che ha fatto solo un grido e poi è morto. L'altro invece è arrivato bene, l'altro adesso è già un uomo. Quella madre 2 anni dopo ha poi comprato 2 altri gemelli. Grazie Lucia Vasini, benvenuti a tutti nella Resistanza della Fondazione Nuto Revelli. Io mi chiamo Beatrice Verri, sono la direttrice della Fondazione Nuto Revelli e vi do il benvenuto insieme ad Antonio Damasco, che è il direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare. Buongiorno, buongiorno a tutti, anzi buonasera. Questo evento è ospitato all'interno del Festival Archivissimo, il Festival Nazionale sugli Archivi, che ringraziamo per averci per averlo organizzato. È un evento su una doppia piattaforma. La prima è in streaming sulla Resistanza Meet della Fondazione. Questo nome è un po' strano, è un nome legato a un luogo fisico che è Paraloop, questa borgata partigiana dove tra l'altro io adesso mi trovo, in montagna, e che la Fondazione ha recuperato, ma viene trasmesso anche in radio, giusto Antonio? Eh sì, viene trasmesso su www.tradiradio.org e Beatrice ha già ripetuto 8 volte che in questo momento lei è a Paraloop e noi
nelle nostre case torinesi. Non so come finirà questa diretta. Insomma, se ancora un'altra volta che la ripeti, veniamo tutti a Paralupo da te. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Allora, io e Antonio condurremo questo appuntamento appunto su una doppia piattaforma, quindi interagiremo con un doppio pubblico. Il pubblico della Resistanza, a cui do il benvenuto, può in qualunque momento fare domande in chat. Mentre Antonio, il pubblico della rete? No, da noi invece bisogna andare sulla piattaforma Facebook, andare sul profilo Rete Italiana di Cultura Popolare, c'è Messenger e lì mi scrivete direttamente le domande, le vostre precisazioni, quello che vi piacerebbe sentire. Tanto noi non ve lo faremo sentire, abbiamo già deciso prima, era tanto per fare il finto democratico, però scrivete e porremo le domande invece alle attrici, alla regista, alla scenografa, al musicista. Insomma, è una giornata veramente che ci dedichiamo a come nasce qualche cosa da un archivio e poi diventa vita. E sentirete, perché io le ho sentite prima e sono veramente qualcosa di sognante. Bisogna stare qua, bisogna stare su questo pezzo di trasmissione. Quindi io do il benvenuto a Anna Di Francesca, Laura Curino e Lucia Vasini, che sono rispettivamente la regista e le attrici protagoniste dello spettacolo Un anello forte, tratto dal libro omonimo di Nuto Revelli. Do anche il benvenuto a Paolo Perna, che ha composto le musiche, e a Beatrice Scarpato, che ha fatto scene e costumi. Quindi anche loro daranno la loro testimonianza nella seconda parte di questo incontro. Prego tutti di tenere il microfono spento, chi non parla, e diamo quindi il via a questo dialogo, a questo viaggio nel percorso di archivi dall'archivio in scena. Buongiorno Anna Di Francesca. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Io vorrei farti una prima domanda sulla genesi di questo percorso di scoperta di Nuto Revelli e del suo libro L'anello forte. Allora, la genesi è molto romantica, nel senso che io ho scoperto Nuto tanti tanti anni fa, quando ero molto più giovane, perché mia madre mi regalò L'anello forte, dicendomi che sarebbe stato un libro molto importante per la mia vita. Io allora passavo molto tempo in Monferrato, quindi la lettura della vita di queste donne mi ha assolutamente toccato il cuore, e pur essendo molto giovane mi aveva impressionato tantissimo il lavoro che Nuto aveva fatto con queste donne e il tipo di relazione, di rapporto che era riuscito a creare, perché queste donne gli avevano veramente regalato il cuore, la loro intimità e via di seguito, con una sincerità e nello stesso tempo una franchezza, a volte anche cruenta, diciamo, perché erano tutte storie spesso anche molto, molto tragiche. Ma la cosa che mi aveva impressionato tantissimo era veramente sentire lo sguardo di Nuto verso di loro, la dolcezza, non c'è mai un momento di compiacimento né di voyeurismo, e questa cosa è stata ancora più evidente nel momento in cui ho affrontato gli archivi di Nuto, cioè ho sentito le vere voci di queste donne, ho sentito il modo in cui lui faceva le domande, via di seguito, e tutto ciò mi ha emozionato tantissimo. Quindi da lì è nato il mio desiderio di creare qualche cosa dal testo di Nuto. Questa cosa si è trasformata in un video per il centenario della CGIL con Lunetta Savino e Maria Paiato in un primo tempo, quindi girato nelle Langhe, nel Cuneese, e poi però conservavo sempre questo sogno di farlo diventare uno spettacolo teatrale, e c'è stato questo fortunato incontro con Laura Curino che mi ha permesso appunto di poterlo fare realisticamente, perché chi più di Laura era adatta, no, a raccontare le donne di Nuto. E in seguito poi c'è stato appunto l'incontro con Lucia Vasini, e lo splendore di queste due attrici insieme, così diverse ma così compatibili in scena, ha creato
ha creato la magia, insomma, dello spettacolo. Eccoci qua. Allora, intanto mi sembra bella questa prima testimonianza d'infanzia, insomma, anzi prima mi hai raccontato che addirittura hai trovato i segni sul libro delle cose che ti hanno colpito. Quanti anni avevi quando c'erano quei segni? Guarda, tipo 12-13 anni, mamma mia, mi ricordo che appunto le prime ero veramente molto piccola, infatti quando ho ripreso in mano la vecchia edizione dell'Anello Forte ho trovato tutte queste sottolineature di certe frasi che mi avevano colpito particolarmente, cioè un libro che ho letto e riletto con molto amore, insomma. Che bello, vedi, questo a dispetto di quelli che dicono che i libri vanno trattati bene. No, i libri vanno usati, i libri sono degli oggetti e anzi spesso ritroviamo parti di noi dentro le stesse, e a volte siamo anche in disaccordo dicendo ma che cosa ho scritto, cosa ho sottolineato, non mi piace neanche più questa cosa, perché siamo diversi. Ecco, proprio su questo, siamo diversi. Quelle storie sono storie che, le storie di Nuto sono storie che non riconosciamo più, non abbiamo di mistichezza, però sono storie intime. Portarle a teatro ci vuole una delicatezza che io so che avete avuto, ma mi piacerebbe che anche gli ascoltatori e i videoascoltatori, perché qua siamo su tre piattaforme, sentissero come si può passare da una intimità così forte. È bella questa cosa che dicevi ancora, parlare di questi argomenti per le donne di quell'epoca non era facile, come trasportarle nel teatro, grazie anche a due attrici meravigliose come Laura e Lucia. Allora, dunque, Laura e Lucia sono state delle interpreti meravigliose, appunto poi quando lo spettacolo potrà finalmente girare ve ne renderete conto, ma è stato molto importante anche il lavoro fatto con gli archivi, in quanto gli archivi diventano archivi, io intendo sia il materiale appunto della Fondazione Revelli, quindi di voci delle vere donne e qualche piccolo momento addirittura in cui c'è Nuto che parla col suo vecchio registratore a un tavolo della cucina con loro, eccetera, ma anche archivi che permettessero agli spettatori di entrare di più in quel mondo, in quell'epoca. Quindi immagini che sono state date generosamente dal Polo Novecento di Torino, dall'archivi di Ivrea, eccetera, che riassumono un po' quegli anni, cioè il passaggio appunto del lavoro femminile dalla campagna alla fabbrica, e queste donne del sud che arrivavano con questi treni per sposarsi poi nel nord, cioè l'emigrazione di una volta che comunque ti riporta anche all'emigrazione di oggi, perché il senso di questo spettacolo è comunque raccontare anche questo aspetto, cioè non c'è nulla di vecchio e sorpassato in quello che è il lavoro di Nuto, e noi con lo spettacolo abbiamo cercato appunto, grazie alla scelta delle storie che abbiamo deciso di raccontare con Lucia e Laura, ma anche grazie al materiale di repertorio, di farlo diventare un corpo unico, insomma, non appunto cose separate, molecole impazzite, ma una cosa che appunto rappresentasse un corpo unico per fare entrare di più il pubblico nell'atmosfera di quegli anni. In questo i materiali d'archivio sono meravigliosi, poi anche sentire le voci di queste donne autentiche, a volte addirittura abbiamo avuto la fortuna di trovare dei piccoli brani e degli stessi testi che avevamo scelto appunto delle donne di Nuto, e quindi poterli riproporre con le attrici in scena, non so, mi sono sembrate dei regali, ecco, dei regali e delle quindi ci commuovevamo anche noi durante le prove, non so come dire, insomma. E poi insomma in questo devo dire che anche il lavoro con i miei collaboratori, appunto Beatrice Scarpato per le scene e costumi e Paolo Perna per le musiche, è stato fondamentale, perché anche loro si sono buttati dentro a tutto ciò cercando di ridare
con la loro sensibilità a queste atmosfere, quindi sono stati preziosissimi nel lavoro appunto della messa in scena anche loro. Poi appunto cito anche Alessandra Occhetti, che non è presente, che ha collaborato con Beatrice sul confezionare appunto i costumi che Beatrice aveva disegnato, ma è stata anche lei una presenza molto molto preziosa. Vorrei fare una domanda ad Anna sul percorso di scelta dei materiali d'archivio e sul ruolo che questi materiali d'archivio hanno avuto. Io devo dire, sono stata una fortunata, perché ho visto il debutto nazionale al Teatro Giacosa di Ivrea dello spettacolo, dopo chiaramente averne seguito per anni, insomma, la gestazione, la scelta dei materiali, molti dei quali appunto derivano dall'archivio sonoro di Nuto Revelli, quindi da quelle bobine che Nuto aveva raccolto intervistando le donne, le protagoniste femminili dell'Anello Forte. E quindi si può dire che, insomma, io lo conosca bene sia quel libro sia le registrazioni sonore originali. Vedere lo spettacolo però è stato come scoprire veramente per la prima volta questi personaggi e sentire vibrare la loro potenza evocativa e la loro contemporaneità attraverso l'interpretazione veramente straordinaria di Lucia Vasini e di Laura Curino, e poi devo dire appunto la tessitura e il garbo della scelta della regista. Dopo farò alle attrici delle domande sul loro rapporto con alcune testimoni. Devo dire che però appunto chiedo ad Anna e ringrazio Anna se ci fa proprio fare un viaggio nella trasposizione del percorso per cui un materiale d'archivio diventa protagonista di uno spettacolo teatrale. Allora, diciamo che inizialmente si ha un po' una sorta di terrore di fronte a tutta questa montagna di immagini che tu stessa hai richiesto e che ti arrivano in dono dagli archivi, e dici: oddio, adesso devo fare una selezione, perché arriva questo materiale che ti fa innamorare di impatto, perché ti fa fare un viaggio, no, attraverso varie epoche e via di seguito. Poi fortunatamente cominci appunto a fare delle scelte che sono scelte legate ovviamente alle storie che stai raccontando e che hai scelto con le tue attrici, e quindi decidi, e in questo senso noi nello spettacolo abbiamo appunto preso un po' una decisione, io ho preso un po' la decisione di scegliere delle immagini che evocassero dei momenti della storia di quegli anni, che non fosse un materiale d'archivio didascalico, ma fossero delle immagini appunto che dessero dei sapori di quei periodi. Quindi quello che un po' dicevo prima, no, del discorso della donna in fabbrica, piuttosto che della nascita delle varie lotte femminili, no? Il divorzio, la pillola, il problema dei figli che nascevano uno via l'altro, perché tutto ciò era normale. Insomma, quindi tutte le tematiche che comunque le donne hanno vissuto in quegli anni. Quindi la scelta è stata molto in quella direzione di dare una sorta di affresco di immagini che potesse poi alla fine creare appunto questa tessitura, come l'hai definita tu, con le storie di Nuto. E a tutto ciò ovviamente si aggiungeva anche il lavoro fatto con l'archivio della Fondazione Revelli, perché appunto avere anche le voci autentiche a volte di queste donne dava ulteriori emozioni, no? Perché diventava veramente un mix perfetto per me, no? Poter avere le loro voci, però nello stesso tempo dare le immagini di quello che era il Piemonte di una volta, piuttosto che le immagini appunto delle campagne o altro. Era
tutto ciò mi sembrava poter creare appunto questo famoso corpo unico. Inizialmente si ha sempre, quando ti arriva il materiale repertorio, sei sempre un po' angosciato, perché ti sembra sempre troppo, troppa roba da scegliere, da selezionare e via di seguito. Ed è poi il lavoro che appunto ho chiesto anche a, appunto, sia a Beatrice Scarpato che a Paolo Perna, è stato quello poi di lavorare anche pensando che esistevano gli archivi, no? Perché gli archivi non erano un pezzo a parte, erano dentro lo spettacolo, e quindi sia l'invenzione delle scene che il lavoro musicale andava fatto legato alle immagini che io avevo scelto, che poi sono state ovviamente montate, e montate in maniera tale che avessero un senso tra un personaggio e l'altro che noi raccontavamo, no? Perché, perché ovviamente erano, dovevano essere legate alle, alle donne di Nuto, ecco, questo sicuramente. Grazie Anna. Lascerei adesso la parola a Laura Curino, che ci fa, ci dona una sua lettura dall'Anello Forte. No, il microfono non c'è. Qua, eccoci qua, eccoci qua. Buonasera a tutti. Leggerò Paola, un piccolo, piccolo brano di Paola. Devo dire che i miei figli erano e sono orgogliosi del mio mestiere. Sono una artista del circo, sono una trapezista e anch'io ne sono orgogliosa. E se potessi ritrovare la mia gioventù, rifarei la stessa vita, sposerei di nuovo il mio marito, affronterei la fame come allora. Io ho la mia roulotte qui sotto casa, nel cortile. L'ho comprata quando sono andata in pensione perché avevo tanta nostalgia della carovana. Ogni tanto vado nella mia roulotte, mi faccio un caffè, penso ai giorni passati, brutti, belli, alla vita di sacrificio, senza soldi. Aspettavamo di lavorare stasera per tirare su 4 soldi e mangiare domani. Però, no, adesso sono tranquilla, ma questi muri di casa sono massicci, pesanti. Quando vedo una carovana passare, io le correrei dietro. Oh sì. Sì che lo farei. Grazie Laura per queste parole emozionanti. Sicuramente Marusca è uno dei personaggi più affascinanti dell'Anello Forte. Che bellezza, ragazzi. Poi fatta da Laura. L'hai sentita, Beatrice? Che roba. Sì, è meravigliosa. Ah, mamma mia. Va bene, che regalo. Allora, io volevo, prima di passare a sentire ancora Paolo Perna e Beatrice Scarpato, avrei una domanda da fare alle attrici. Se nella loro interpretazione di questi personaggi c'è stato un personaggio in particolare o un passaggio in particolare di qualche personaggio in cui che ha scatenato una reazione di riconoscimento. Lo chiedo perché quando io sono venuta a vedere lo spettacolo ho avuto un momento in particolare in cui per me l'emozione è stata fortissima, perché quella frase lì ha parlato esattamente alla me di adesso. E quindi volevo sapere se per Lucia o per Laura, magari cominciando da Laura che ha il microfono aperto, se c'è stato questo effetto di riconoscimento. Sì, c'è stato l'effetto di riconoscimento, evidentemente. Paola, il mio nome d'arte era Marusca. C'è Paola che decide in questo piccolo paese di lasciare tutto e tutti, di in barba al perbenismo di tutti, parte e va col circo. Non poteva non vedermi a fine, perché insomma anche la mia famiglia viene da un piccolo paese e la tua figlia la fa la singra, tua figlia fa la zingara, è qualcosa che non dicevano solo alla mamma di Paola, ma se l'è sentito dire anche mia madre. Però qualche volta in piccoli passaggi mi sono sentita legata a ciascuna di loro. È un po' come un caleidoscopio,
questo lavoro. E quando Anna diceva i materiali d'archivio non sono stati soltanto così informazione, diceva bene perché a volte mi sono riconosciuta come sottotesto proprio in qualcuna delle immagini che venivano proiettate, perché alcune di quelle mi vedevano bambina testimone di quello che stava accadendo. È molto bello quando succede, non succede sempre nel teatro, non succede sempre, a volte fai quello che devi fare, ma si è sostanzialmente diverse e va bene anche così. Con queste donne è proprio impossibile non trovare dei fili legati. Grazie Laura. E Lucia, il tuo personaggio a fine? Allora, io parto dal personaggio, quello che mi ha dato del filo da torcere, cioè Vittoria. È proprio che ho fatto fatica perché non riuscivo neanche a memorizzare quelle frasi. E Vittoria è l'unico personaggio, diciamo, è la monarca, no? Cioè, è stato difficile, però poi alla fine anche quello, perché in ognuno di noi sappiamo benissimo che c'è una piccolissima parte di ogni personaggio, almeno, no? Almeno una piccolissima, a volte anche una grossissima parte, per cui basta andare a pescare dentro di noi e purtroppo sono riuscita a pescare dentro di me a fare anche Vittoria. Dico purtroppo perché poi per fortuna, nel senso che ho capito anche è difficile capirla, però anche la sua tenerezza, cioè comunque quando fai un personaggio, diciamo, cattivo, tra virgolette, devi sempre guardare la parte buona, no? E viceversa. E quindi sono andata a cercarla e mi sono divertita. Mentre le altre donne assomigliano molto a mia madre, perché io vengo da una famiglia di proletariato, quindi mio padre è pescatore, mia mamma contadina, e quindi sono tutti i racconti di mia mamma, di mia nonna, eccetera. E sono felicissima di aver avuto questa occasione veramente grossa per me, anche terapeutica. Non so. Insomma, Nuto ha regalato un sacco di emozioni a tutti voi, mi sembra, no? A chi ci si è identificato, chi è identificato anche con i propri genitori. E, beh, quel libro è incredibile, sembra veramente parlarci, come se non ci come se ci fossero ancora i nostri genitori in vita. Parla di una generazione incredibile. Ed è lì che è la domanda più difficile, perché qua. Anche tra gli ascoltatori, mi sembra, tranne Fabrizio Filippelli che è dall'altra parte del cavo, Paolo, sei l'unico uomo di tutta questa combriccola. E a te hanno affidato le musiche, cioè non è che hanno affidato poco, tutta la colonna sonora, la musica, l'importanza di quello che significa le emozioni che tu gli spingi attraverso quelle musiche, lo fai tu, un uomo. Mamma ragazzi, cioè, o sei un uomo speciale, insomma, spiegaci perché la relazione tra la musica e la parola e il teatro è difficile, soprattutto in uno spettacolo così femminile. Paolo, a te. Diciamo, si potrebbe dire, come diceva Pasolini, che la musica è la terza dimensione di questa storia, cioè quella dimensione che non si vede, ma che però un po' potrebbe collegare tutto quanto. E devo dire che anch'io sono partito dal testo, ma soprattutto proprio dalle fotografie, dal repertorio. Cioè l'idea era questa, si parla fondamentalmente di migrazione di donne, ed è un aspetto a cui siamo molto abituati, è questione quotidiana questa. Quindi la migrazione di allora, di quasi un secolo fa, è potrebbe essere anche la stessa migrazione di oggi, con gli stessi problemi, gli stessi dolori, le stesse sofferenze. Quindi l'idea era questa. La migrazione è un insieme di anime che vagano senza tempo, ma senza tempo anche senza ritmo. Una caratteristica di queste musiche è proprio che ci sono dei temi, delle melodie, degli accenni di melodia, che
che si sovrappongono in maniera apparentemente disordinata, cioè è un flusso di persone che vaga. Questo flusso di persone è immerso in una situazione di vuoto e di solitudine che è molto ben rappresentata dalle fotografie del repertorio. Le fotografie che vengono usate come scenografia, se uno le osserva, anche se ci sono degli assembramenti, oggi è una parola che è molto, molto in voga, ecco, sono assembramenti di solitudini, ci sono dei paesaggi con la nebbia, ci sono dei gruppi che guardano in maniera attorno. Ecco, la musica ha voluto rendere questo tipo di sensazione, di atmosfera. Quindi la musica, secondo te, è scaturita fuori dalle foto a questo punto? Si può dire anche dalle foto e dai testi, ovviamente, perché anche nei testi c'è questa sensazione ogni donna parla come se fosse sola in tutta la sua vita, anche se era in mezzo alle sue compagne. Però c'era questo sradicamento da una famiglia, da una terra, da una realtà familiare, insomma, da una realtà esistenziale. Senti, una domanda che ancora ti faccio, se Beatrice me lo permette, è proprio per la questione musicale, perché Nuto è andato a dare voce a chi non voce non ce l'ha mai avuta, ecco, e metterci la musica sotto a quella voce è veramente un atto di restituzione nel momento in cui si riesce, ma anche di indagine, che cosa pensava il femminile in quel momento, e che è un femminile che ha sempre avuto una lingua segreta. Io arrivo da Napoli, io ricordo che le donne della mia famiglia continuavano fino a quando ero piccolo a usare l'alfabeto farfallino per non farsi sentire dagli uomini. Mia nonna fumava, mio nonno faceva finta di non sapere perché sapeva tutto, comunque, e loro si chiedevano le sigarette con l'alfabeto del re, cioè ogni sillaba mettevano un re prima e dopo, si capivano solo loro. Questo l'hanno fatto continuamente, sempre, quindi è evidente che c'è un'altra lingua segreta nelle donne, è creata dagli uomini, tra l'altro, e mi chiedo se anche la musica ha questo potere di far dialogare le donne in qualche modo. Beh, la musica è un elemento evocativo che, appunto, non avendo un corrispettivo oggettivo, però allude. E quindi allude, ci sono proprio delle testualità nascoste dentro la musica, che vengono colte, ma la cosa bella è che vengono colte non in maniera obiettiva, no? Io dico tavolo, dico casa, no, dico una sensazione, uno stato d'animo. E quindi la cosa bella è che ognuno la traduce secondo la propria sensibilità e la propria condizione. E questa è stata un po' anche la ricerca musicale per questo lavoro. Fa venire voglia andare a vederlo suo spettacolo, peccato che ha chiuso i teatri, porca miseria. Ma caro Antonio, bisogna farlo, io l'ho visto ed è una cosa meravigliosa. No, obiettivamente ha debuttato proprio il 3-4 marzo al Teatro Giacosa di Ivrea, poi c'è stato il lockdown, quindi avrebbe dovuto essere in programmazione al Teatro Gobetti, nella stagione del Teatro Stabile, ma ci saranno delle riprogrammazioni. A tal proposito volevo ricordare due cose. La prima è, mentre noi continuiamo la nostra chiacchierata, se il popolo della Resistenza, pochi ma buoni, avesse voglia di fare delle domande, lo può fare nella chat, che li concina col fumetto che c'è lì, e io le leggerò. Se invece il popolo della radio volesse farlo, Antonio? Sì, io sto già raccogliendo alcune domande che arrivano da Tradiradio. Dovete andare sulla... E che domande, ragazzi? E dovete andare sul Facebook della Rete Italiana di Cultura Popolare, Messenger, e mi scrivete, per favore, siate buoni, magnanimi, cioè scrivete delle cose che io possa comprendere, non scrivete cose difficili, sono una persona semplice, per favore, ecco. Vogliamo anche ricordare che esiste una pagina Facebook dello spettacolo che si chiama Un Anello Forte, e che lì potete trovare un bellissimo trailer dove Laura racconta proprio lo spettacolo. Quindi se volete approfondire c'è anche questo canale. Io adesso però volevo chiedere di dare il suo intervento e la sua testimonianza a Beatrice Scarpato, che ha fatto le scene e i costumi, che sono meravigliosi e che perfettamente, dal mio punto di vista di spettatrice, sono esse stesse
degli anelli forti, non so come dire, cioè parlano a essi stessi e il modo in cui le attrici interagiscono con questi costumi è molto poetico. Salve a tutti, buongiorno a tutti. Che dire, che si tratta di una scena molto piccola e agile e anche preziosa, diciamo. E quando Anna Di Francesca mi ha parlato del progetto dell'Anello Forte, abbiamo immaginato, diciamo, un contesto comune per tutte le storie narrate e interpretate dalle due attrici. Diciamo un contesto che dovesse, ecco, da tante chiacchierate, incontri con Anna, che potesse, ecco, evocare l'ambientazione rurale, le feste popolari, così un'immagine di un universo antico e contemporaneo. E da qui sono praticamente la scelta è stata su tre elementi, e ci sono questi tre elementi nello spazio teatrale nero e il palco. E il primo fondamentale è già esistente nel testo teatrale, che è lo schermo, e lo schermo appunto fondamentale, come ha detto, ha raccontato prima Anna, proprio per dove scorrono, no, tutte le immagini, sia di alcune delle interviste appunto originali di Nuto Revelli, sia tutta la documentazione e della ricerca degli archivi. E anche, appunto, come diceva Paolo Perna prima, le foto bellissime, devo dire, di Bruno Murialdo, no? Che sul territorio piemontese. E poi il secondo, elemento è una griglia, è una griglia anche questa appunto molto semplice, come una piccola giostra che evoca un po' i tralicci dei vitigni. E su tutti e due i lati sono posti tutti gli oggetti e alcuni abiti di scena, appunto, delle attrici, e da ogni lato è proprio riservato ad un'attrice e quindi alle loro relative storie e racconti. E oggetti che poi di volta in volta vengono, durante l'azione, portati appunto al terzo elemento. E questo terzo elemento è come una specie di albero della cuccagna, anche qui è una evocazione, diciamo, di feste tradizionali, e anche immagine votiva, perché poi ha una piccola aureola in cima. E la cosa interessante è che sono state molto utili delle immagini che proprio all'inizio del lavoro, della ricerca, insomma, delle proposte, ho incontrato facendo proprio ricerche sulle feste tradizionali popolari. Ed è questo elemento che ho trovato comune a diverse feste tradizionali piemontesi, che è il bran, che è questo appunto, le portatrici di bran, che poi sono, questa festa si svolge in un luogo della Valsusa, a Gaglione, mi sembra, ed è un oggetto meraviglioso. Praticamente quando l'ho incontrato ne ho parlato ad Anna, ed è questo oggetto conico, ho trovato delle foto dei primi del Novecento, coperto di nastri, di fiori che una volta erano freschi, poi adesso si usano anche fiori artificiali, portato in equilibrio sul capo appunto di giovani ragazze, di nubile, ed è un oggetto veramente molto bello. E così anche per i costumi, abbiamo lavorato appunto con Alessandra Occhetti, con una stilista torinese, e siamo partite da costumi di base, proprio molto agili, quindi dei costumi di base con degli elementi che di volta in volta caratterizzano poi i vari personaggi. Ecco. Questo, quindi nel nero questi elementi che vi ho descritto, che avete visto, insomma, Beatrice Berri ha visto lo spettacolo, speriamo appunto di vederlo quanto prima Sono su. testimone privilegiata, sono ufficialmente una testimone privilegiata. Davvero, sì. No, è un bellissimo lavoro, insomma, sono felice di aver partecipato.
partecipato. Sì. Devo dire che anche visto sia come spettatrice, ma anche come insomma, collaboratrice esterna dell'anello archivistico, si vede che siete stati una squadra veramente, veramente super, perché traspare questo atteggiamento corale perfettamente sintonizzato dallo spettacolo. Antonio, che dici? Apriamo la sessione delle domande. Eh sì, se proprio Quando vogliamo. la radio, perché qui in Resistanza, se qualcuno avesse voglia, è pregato di scrivere in chat, ma intanto so che in radio. Sì, ci sono un po' di curiosità, ecco. Intanto ringrazio anche Beatrice per averla descritta la scenografia, è difficile descrivere una scenografia. Ringrazio per chi sta ascoltando la radio, perché naturalmente tu potresti qua nella Resistenza farci vedere una fotografia o dei bozzetti, ma in radio non si fa. Ed è anche un altro modo per raccontarla questa storia. Abbiamo bisogno delle parole anche per raccontare la scenografia. E sarà bello poi vederlo, veramente sarà interessante. Ne scrivevo prima a Beatrice che tenerezza, no? Questi teatranti fra tutti, che siamo sospesi in questa attesa che capiti qualche cosa con queste storie in canna da raccontare. Siamo lì pronti perché dire, cioè, fateci, è lì che la nostra vita è sempre stata quella, abbiamo sempre raccontato storie. E adesso cosa sta succedendo? È un momento veramente difficile. Io tempo fa, ma adesso poi con la rete abbiamo fatto un altro piccolo progetto dove abbiamo raccontato che avevamo anche un po' timore, paura che questi contenitori bellissimi, i nostri teatri, in qualche modo si salvassero perché l'Italia è sempre stato un po' un paese da bottega, insomma, dammi il biglietto, ti dico quanto è mancato introito, un po' te lo do. E sono i contenuti, chi produce i contenuti che non si salva, cioè, e non c'è stato un pensiero sulle imprese creative, sugli artisti, e questo è un peccato perché in realtà è quello che fa il teatro. Il teatro le fanno le storie, le fanno le persone che ci vanno dentro. Ecco, questo è un po' di teatro che stiamo facendo insieme, anche se con questo strumento un po' particolare. Io vi faccio un po' di queste domande, che sono alcune anche buffe, però ingenue, ma belle, belle, che sono, devo farvele così come sono. Una bella, che secondo me può dare risposta o Lucia o Laura, è come dare corpo a quei corpi. Perché sono corpi molto diversi, sono corpi brutti, qui mi scrive addirittura, no? Sono corpi che non hanno il senso e la bellezza che abbiamo noi oggi, hanno un altro tipo di estetica e sono corpi che hanno sofferto. Come si fa a raccontare con il corpo un corpo che non è più di questi tempi? Non è male come domanda. Chi vuole? Ecco, Laura. Un mezzo minuto, poi lascio a Lucia. Adesso è una domandaccia, però. Brutto sarai te! Brutto sarai te, mi viene di dire. No, grazie per avercela fatta. Non sono brutti, però non ce la faccio proprio a dire che sono brutti. Sono diversi, ma non sono brutti. Forse La inteso per come la dignità e la formulavo. meraviglia di certe curve, di certe rughe così incise, di certe bocche senza, di certi sorrisi fatti anche se i denti non ci sono più. Ecco. Certo, ci vuole un grandi artisti per fare delle foto che restituiscano quella bellezza. E poi, insomma, che volete? Neppure io sono una pin-up, quindi non ho fatto fatica. Lucia. No, Lucia non ci si sente, non ti si sente perché hai il microfono muto. No, Ecco. Lucia, ecco. Allora, il corpo in effetti lo so che per un attore è fondamentale, bisogna incarnarsi nel corpo, ma io già come Lucia non mi incarno nel mio corpo e è un casino. Cioè, tutto il lavoro comunque per me è sempre catturare l'anima, che è la cosa, che è la poesia, no? E, poi boh, poi da qualche parte anche il corpo ti segue. E assume delle forme diverse, no? Cioè, però,
È bello quando non ti riconosci e riconosci qualcosa di quella bellezza, perché loro sono veramente belle, perché sono vere, è questo che è difficile da fare, è un corpo vero. Sì, immagino intendessero questo, no, per brutto, insomma, che oggi abbiamo proprio un'idea diversa e ha ragione Esatto. Laura, questi sorrisi senza denti oggi non ce li potremmo neanche immaginare, è una cosa incredibile. Beh, allora io andrei avanti, se Beatrice tu mi permetti vado avanti e qua mi chiedono se viene fuori, forse per Anna, se vieni fuori dai documenti chi comandava a casa, chi veramente comandava a casa, Ah, che è beh, una... questa è stupenda. Allora, dunque, è evidente una sorta di angoscia della figura maschile che permane tutto il tempo. Poi ci sono dei casi come appunto la Vittoria citata da Lucia, in cui c'è questa donna che nonostante continui a dire, a parlare dell'uomo che comanda, l'uomo che comandava quando c'era, quindi il comando dell'uomo continua a esserci durante tutta la storia di Vittoria. La cosa divertente di quel personaggio è che a un certo punto lei si assume il comando, no? Si assume il comando della sua vita, ma anche quella sui servi, tra virgolette, su Certo. quelli sotto di lei. C'è in tutto ciò, devo dire, una voglia di emancipazione che serpeggia nelle varie storie di Nuto, nel senso che nonostante ci sia questo uomo che a volte è veramente paragonato a un animale, anche nel modo in cui vuole procreare, no? È tutto molto meccanico, è tutto molto tragico, no? Quindi senza poesia, senza amore, si deve fare e si fa, no? Quindi la sessualità raccontata da queste donne è terribile, per esempio. Però ci sono anche i momenti di attesa dell'uomo che torna dalla guerra, come nel caso, per esempio, di Rosa, di questo personaggio appunto che prima ha raccontato in parte Lucia, cioè di quest'uomo che torna e che viene atteso nel momento in cui è lei a partorire e l'aiuta addirittura a partorire, cioè loro messi appunto in fienile, insomma in situazioni assolutamente drammatiche, pensate adesso, che però lei partorisce con l'aiuto di lui. Quindi ogni tanto ci sono anche delle figure, anche posso dire un altro pezzo che è legato a questa donna che si fa suora, che Laura interpreta meravigliosamente nello spettacolo. Invece lì c'è questo padre totalmente idealizzato, c'è un padre meraviglioso che non ha fatto mai mancare nulla, però ecco, non ha fatto mai mancare nulla, però a noi ci veniva da ridere per tutte queste figlie che si fanno suore. Si fanno suore e alla fine sognano il matrimonio con Gesù come la cosa idealizzata, perché tutto sommato il matrimonio con un uomo rischia di essere un incubo, no? E quindi meglio scegliere Gesù. Ecco, questo è un po'. Quindi ecco, diciamo che serpeggia l'emancipazione nonostante la presenza dell'uomo sia molto ingombrante, sempre. Ecco, questo sicuramente. Bene, se non mi accusano di blasfemia, almeno Gesù è assente, non fa danni, ecco, perché quando viene l'uomo è sempre un bel pasticcio. Vorrei dire che Lucia e Laura avete causato con questa vostra ribellione, qua mi scrivo, non sono brutti, su tutte siamo anche contadine e lo saremo prima o poi. Guarda, guarda come incitano, la poesia dei corpi scrivono qua, ragazzi, si sono scatenate, vabbè, abbiamo mosso una cosa. Paolo, scompariamo, senti a me. Allora, e invece ancora mi chiedono, questa è divertente, odori o meglio le puzze che c'erano in quei contesti, se sono in qualche modo rappresentati dentro lo spettacolo. Non l'abbiamo sentito? Le violette, odori e puzze. Eh? Se avete sentito odori e puzze dentro questa. Se lo spettacolo puzza, nel senso più bello del termine, puzza di quello che era quel periodo.
Allora, io ti rispondo dal mio punto di vista, però poi è giusto che rispondano un po' tutti su questo. Allora, dal mio punto di vista posso dire che si è cercato sia attraverso i materiali di archivio no? Di restituire gli odori e le puzze anche, no? Che attraverso il modo di recitare quei personaggi lì. Allora, prima giustamente Lucia citava le violette, c'era la raccolta delle viole, no? Le viole per noi sono un'immagine molto poetica, no? È un'immagine di dolcezza, di delicatezza e via di seguito. Se però tu ti immagini queste donne chine a raccogliere le viole, pagate più o meno come durante il caporalato odierno nel sud per la raccolta dei pomodori, cioè tutta questa poesia ovviamente viene meno, nel senso che la violetta come simbolo è delicata e meravigliosa, però ecco, anche allora appunto c'era un tipo di sfruttamento, no? E sia nelle fabbriche che nelle campagne, eccetera. Quindi questo si è cercato di restituirlo anche con la recitazione, perché io alle attrici ho chiesto molto di differenziare ogni personaggio. Prima parlavano dei corpi, loro hanno molto, secondo me, restituito i corpi con la loro recitazione, perché tu senti attraverso il loro modo di lavorare il mal di schiena di quelle donne, piuttosto che l'esuberanza di Paola che abbraccia il circo con la sua maglietta di paillette rossa e si sente marusca anche se per un breve periodo. E loro sono state, devo dire, molto coraggiose nell'affrontare questi corpi, rendendoli, a mio parere, sempre estremamente belli anche con i loro dolori. Quindi io credo che i profumi, gli odori e le puzze, quando devono essere puzze, che le puzze, sai, sono di tante cose, sono dei parti nei fienili piuttosto che di queste sessualità che noi adesso vivremmo come sessualità malate, no? E che ti danno un senso d'angoscia. Io mi auguro che arrivino agli spettatori, secondo me le attrici le restituiscono, ecco, questo posso dire da regista. Possiamo dire quindi che le... Vai, vai, prego. Diciamo che io da spettatrice posso confermare che assolutamente le vibrazioni sono uniche e anche il lettore che leggendo questi ritratti femminili, queste interviste si fa un immaginario, questo immaginario ne esce infinitamente arricchito. E devo dire anche da spettatrice, forse gli odori, i movimenti d'aria, gli spostamenti d'aria, i profumi, forse sono quelli che ci mancano proprio di più del teatro in questo momento di distanza. E nessun evento in streaming o in radio o in Eh no, podcast ce li può proprio. non ce lo può restituire, no. Io credo che questo evento abbia fatto venire a tutti un sacco di voglia di teatro. E quindi no, veramente. Ma Beatrice, tu la puzza l'hai sentita? Sì, quando sì, un Ma po'. la puzza me la sono immaginata, l'ho Te la sei sentita immaginata. nel senso che mi è arrivata, ma non era anche lì, più che puzza era l'odore di un certo tipo di ambiente, magari era l'odore di stalla, magari era l'odore di fienile, insomma sono così, momenti magici quelli che hanno saputo trasmettere. Posso? Bene. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? L'odore di cassetto pieno di medicine, era l'odore lì, di quei luoghi lì, Vero. l'odore di acqua un po' stagnante, l'odore. Queste donne, cioè Nuto era così bravo che faceva in modo che loro lo dicessero, per cui sono anche scritti a volte proprio il testo che ci aiuta a restituire la fisicità. Ma perché? Così rompiamo, insomma, facciamo anche un canto per gli uomini di volontà buona, dico io, perché era proprio il suo modo di raccontare e di fare le domande che chiedeva alle donne di verbalizzare ciò che non si sarebbe visto poi nei racconti. E ci sono i colori. Sono sempre citati i colori delle cose che hanno addosso, sono sempre citate anche il sudore, le puzze, gli stropicci,
i movimenti, il tirar su, il tirar giù, le facce chiuse, le facce aperte. Lì era Nuto Revelli di un'abilità travolgente a crearsi un documento fisico. C'è quasi una drammaturgia, vi siete trovati tra le mani in parte. In Contatto parte di. fatto una drammaturgia concreta fra le mani, poi Meraviglia. esattamente come diceva Di Francesca, lo stesso senso di nausea da tanto, da troppo, ci è venuto prendendo in mano quel libro che io ho la fortuna di avere autografato da lui. Sì, Bello. è proprio un ricordo bello. Eravamo ragazzini, l'abbiamo invitato alla presentazione del libro alla Casa del Popolo di Settimo Torinese e lui fece le dediche e quindi il lavoro poi soprattutto di Anna è stata di Anna Di Francesca è stato scegliere, ma credo che con gli archivi questo sia, per quello ci piacciono gli archivisti, perché ci aiutano a scegliere un po', perché hanno tanto, ma loro hanno di più, hai capito? Ci hanno fatto una prima scrematura, poi arriva la regista e poi arriviamo noi attrici, vero Lucia, che ci ritroviamo già un bel cuscino su cui stare. E poi quando arriva la musica lì siamo a posto. Devo dire che invece dal punto di vista degli archivi, se proviamo a fare invece per un momento il percorso a ritroso e andiamo alla fonte, una delle cose che faceva più effetto, quando abbiamo restaurato le bobine originali di magnetofono, sono comparsi dei rumori di fondo nelle interviste che riportano alla dimensione casalinga dell'intervista, quindi si sente il caffè che esce Certo. sul potager, si sentono gli uccellini, si sente il cane che abbaia. Quindi, parlando di sottotesto dal punto di vista della dimensione archivistica, effettivamente ascoltando quelle testimonianze si sente proprio il profumo del caffè, l'ambiente del focolare, ecco, da quel punto di vista lì. Infatti, per esempio, Nuto era astemio, per cui lui si è bevuto un sacco di caffè, forse andava via un po' nervoso, però facendo il percorso inverso gli odori si sentono anche proprio ascoltando il documento d'archivio. Forse era meglio che bevesse Nuto a questo punto, insomma, con tutta sta tachicardia di. Allora, siamo ormai quasi alla fine perché siamo alle 7 meno 5. Io metto insieme due domande che sono abbastanza simili, quindi non, i radioascoltatori mi perdoneranno, perché una domanda è sempre. L'incontro, cioè crea un qualche cosa di nuovo, lo crea sempre l'incontro fra sud e nord, una di queste cose, mi dicono, no? Che ne avete parlato all'inizio anche voi, ed è vero, no? In parte anche oggi è così, è la grande tensione che stiamo vivendo è di nuovo di un incontro di un sud e di un nord. E invece questa che è molto bella e mi interessa anche da un punto di vista musicale, è perché si mettono insieme le migrazioni di ieri e di oggi, voi l'avete detto all'inizio. E qui il radioascoltatore mi ricorda di Ignazio Buttitta e del Treno dello Sole, questo treno che parte con questi meridionali che andavano in Belgio e lì ci morivano spesso sotto le miniere. Io invece mi ricordo un Matteo Salvatore di Apricena, questo grande cantore popolare che canta questa canzone meravigliosa sulla fatica, sul lavoro, quando a un certo punto Fabrizio Filippelli si ricorderà, dice: padrone, fammi faticare, cioè fammi morire ma non mi licenziare. Sembra veramente percorrere i tempi rispetto a quello che sta accadendo adesso in buona parte, non solo del sud Italia, perché anche questo bisogna dirselo, ma il caporalato esiste dall'Inghilterra alle campagne saluzzesi, ecco, perché sennò andiamo sempre in questo sud. Ecco, quindi la domanda è anche lì: se è vero che questo sud e questo nord fanno incontrare qualche cosa, e come l'avete fatto incontrare voi attraverso Nuto Revelli? Allora, posso dire una cosa? Hai un microfono? È aperto, sì. Posso dire una cosa? La scelta, per esempio, degli strumenti che appunto che sono stati scelti proprio per esprimere questa comunità fra
nord e sud, ma un sud ancora più a sud del sud Italia. Cioè strumenti etnici, strumenti di derivazione africana, mescolanze, trasformazioni di uno strumento in un altro. Riguardo alla questione delle puzze, anche il tipo di suono, un suono che è sempre aspro, che è sempre quasi sgradevole, quasi da solo, perché si mescola male con gli altri, si mescola male con le voci. Ecco, anche questa è stata proprio una scelta in questa direzione, nella direzione di far convergere due epoche, quasi un secolo di distanza, in un fenomeno che invece è stato sempre unico e c'è sempre stato. Bello, molto bello. C'è qualcun altro che vuole rispondere su questo nord-sud? Allora, noi sì, prego Anna. No, io posso dire da un punto di vista appunto registico, io ho cercato appunto, sono stata molto attenta che ci fossero tutti i vari elementi, cioè che ci fossero le donne appunto che dalla Calabria arrivavano, le cosiddette calabrotte di Nuti arrivavano a sposarsi al nord, che mi ricordavano molto. E ci sono poi anche le donne piemontesi, appunto, con tutte le loro difficoltà matrimoniali, lavorative, eccetera, nate nelle Langhe e via di seguito. Le donne calabresi mi riportavano assolutamente al vissuto di oggi, cioè all'emigrazione di oggi, e quindi anche il nostro video finale ha come ultima immagine una donna nera con un bambino, che è un'immagine contemporanea, una foto fatta di recente, ed è accompagnata da una musica che tra l'altro è quella che voi sentirete come pezzo di chiusura di questa bella chiacchierata insieme, che vuole essere proprio quello, no? Cioè vuole accompagnare queste donne in questo percorso di emigrazione che non è mai finito. Quindi il tentativo che noi abbiamo fatto con lo spettacolo è appunto il nord e il sud del mondo, non è il nord e sud solo d'Italia, però cercando appunto di abbracciarlo alla maniera di Nuto, che in questo ci ha insegnato una generosità, una dolcezza che è difficile adesso trovare in altri, non parliamo giornalisti, ma insomma anche altri studiosi. Ecco, Nuto senti quella sincerità e quell'amore che secondo me è di una rarità incredibile, e quindi è come se sentissi che c'è la sua stella, no? che ti accompagna, no? Quindi io l'ho sentito durante il mio lavoro nello spettacolo, e quindi spero che questo arrivi per chi vedrà lo spettacolo, e credo che sia arrivato anche attraverso il lavoro musicale. Appunto, poi se avrete modo di sentire questo pezzo finale, un po' riassume tutti i concetti che abbiamo espresso. Bene, noi ce l'andiamo a sentire adesso fra poco, direi che siamo in chiusura. Beatrice, no, c'è Laura che vuole parlare. No, voglio soltanto dire, visto che molto gentilmente avete detto che vi è venuta voglia, abbiamo fatto venire voglia di vedere lo spettacolo, non possiamo ancora dirvi dove e quando, però sia il sito della Fondazione che il sito del Teatro Giacosa di Ivrea, che ha prodotto lo spettacolo, verranno aggiornati appena possibile. Allora ricordatevi di questa bella conversazione, appena possibile venite a consolarci di questo lungo intervallo. Che bello, ma io allora, guarda, a questo punto Beatrice, avvertimi per favore, andiamo in prima fila, io devo rivedere, ma io sarò lì col naso a sentire la puzza, perché adesso io questa cosa della puzza che mi ha turbato, ma anche un po' voi, vedete, ho visto che vi ha un po' turbato, questa cosa la devo sentire, è importantissima. Ti porto, promesso. Grazie. Tanto andrei a vederlo, guarda, altre 57 volte. E oltretutto, io avevo avuto, parlando di privilegi, perché ormai si è capito che in questo consesso io sono la privilegiata, avevo avuto anche la fortuna di sentire uno studio di Laura precedente al spettacolo che Laura ha fatto, niente poco di meno che qui a Paraloop sul Teatro all'Aperto. Bello lì! È stata un'esperienza ulteriormente diversa. Io ho
sensazione che se lo replicherete 50 volte saranno 50 spettacoli diversi, nel senso che ogni volta che si interpreta quel personaggio e si dà voce a quella donna, secondo me riuscite a dare una voce leggermente diversa, un tono leggermente diverso. Allora, qua avete causato un altro danno. Anch'io voglio venire anch'io. Voglio anch'io. Stiamo parlando di... Stanno scrivendo. Allora, secondo me, guarda, con Beatrice avevamo questa ipotesi, la lancio lì, poi sto zitto, giuro, di andare. Noi abbiamo un popolo della radio molto attivo che vuole andare a Paraloop, ma dappertutto, anche dalla Spagna, tu lo sai, abbiamo Lola. E potrebbe essere l'idea, e magari andiamo tutti a Paraloop, anche voi. Sarebbe bello fare una serata tutti insieme e sentire un pezzo di questa storia e di queste puzze che ci siamo detti questa sera. Che dici, Beatrice? Mettere in scena un anello forte a Paraloop è una nostra missione ormai di vita. Va bene. Contiamo. Quindi, allora, io vi do solo due istruzioni su come mettervi in contatto con noi. Intanto ringraziamo ancora Archivissimo per averci ospitato e questo contenuto, cioè la registrazione di questa puntata, sarà presente sul podcast del sito Archivissima e della Rete Italiana di Cultura Popolare, www.tradiradio.org, che è la loro web radio. E quindi per tenersi in contatto con noi e sapere tenervi aggiornati su come vedere lo spettacolo, www.nutorevelli.org è il sito della Fondazione Nutorevelli. Chi avesse piacere di rimanere aggiornato con le nostre iniziative può lasciare la mailing list nell'home page, inserire il proprio indirizzo email. Il contatto di Ivrea è il produttore dello spettacolo e la pagina Facebook è Un Anello Forte. E poi naturalmente la Rete Italiana, Antonio. Certo, assolutamente, daremo immediatamente, se ci fate sapere, quando si farà questa cosa, immediatamente. Scalpitiamo. Io ringrazio davvero tantissimo Anna Di Francesca, Laura Curino, Lucia Vasini, Beatrice Scarpato, Paolo Perna e ringrazio anche naturalmente Antonio e questa cosa a due è veramente bella, divertente e anche Fabrizio Filippelli che è stato super tecnico senza il quale la messa in onda in radio non sarebbe possibile. Eh sì. Tutto il popolo della radio che veramente ha fatto delle domande e li voglio conoscere uno per uno, per favore cercate su Facebook e, quindi grazie a tutti, è stata una bellissima ora insieme e vi aspetto sicuramente a Paraloop e ci vediamo in teatro, direi, e speriamo. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Forza, forza.